Ritornano al loro antico splendore la Cappella di San Donato e la Sala dei Canonici alla Pieve di Santa Maria ad Arezzo. Si è infatti concluso, a meno di 5 mesi dall'annuncio, il restauro. E noi quest'anno facciamo i 70 anni dalla nostra fondazione e volevamo fare un service particolare, donare alla città un qualche cosa di veramente significativo e importante, e quando abbiamo avuto la possibilità abbiamo saputo di questa cappella di San Donato, che era in condizioni veramente non presentabili, abbiamo colto al volo questa occasione proprio per restaurarla. Abbiamo eseguito un restauro conservativo ed estetico su dipinti murali della sala capitolare e della cappella di San Donato. Quindi è stato un intervento che ha visto applicato tutte quelle fasi di restauro che solitamente si effettuano sulle superfici dipinte, quindi consolidamenti di colore, le puliture e la reintegrazione pittorica. E come ultimo intervento ci siamo dedicati al restauro dell'altare in stucco dorato, dove è appunto rappresentata la statua di San Donato. Si tratta di una parte meno conosciuta della Pieve, risalente al XVIII secolo. Un intervento significativo, importante, mirando a far riemergere questa cappella di San Donato, il luogo di preghiera di canonici che non ci sono più, perché un tempo qui c'era un altro capitolo, insomma una realtà complessa, articolata. Ma la storia va avanti e la Pieve resta un punto di riferimento per la città. Oltre al restauro di alcuni mobili caratteristici, anche l'impianto elettrico è stato interamente rifatto e messo a norma, e sono stati eseguiti anche lavori interni per eliminare le infiltrazioni d'acqua e l'umidità. Restaurare un oggetto dei predecessori, prima di tutto, è un atto di amore per questi che ci hanno preceduto, con la speranza che anche i posteri apprezzino le nostre fatiche e il nostro impegno. L'importo della spesa totale è stato di circa 25.000 euro.